Ragazzi, ben ritrovati quest'oggi, l'episodio numero 38. Quest'oggi farò un video di risposta a un commento ricevuto sull'episodio ancora 7 quanto riguarda la configurazione di vari account su mail da parte di Loris1969b, il quale appunto mi chiede anche di poter configurare l'account Yahoo su mail. Allora, possiamo pure provvedere. Ora, si può riuscire, si riesce a fare la procedura che c'è da seguire per configurare questi indirizzi di account yahoo.it o yahoo.com è un pochino più lunga rispetto agli altri account. In quanto appunto bisogna andare sul sito di yahoo.it, sulla destra, andare, una volta entrati, sulla destra in alto c'è il menu opzioni, andare su opzioni mail e dopo e dare l'accessibilità appunto ad altri clienti di posta attraverso il menu Pop and Forward per poter appunto utilizzare un client di posta. Andiamo subito, apriamo il sito di yahoo.yahoo, eccoci qua, entriamo in mail. Qua in alto sulla destra appare appunto opzioni, andiamo su opzioni mail, qui sulla sinistra Pop and Forward. Non preoccupatevi se è scritto sito in allestimento, questo non comporta niente. Imposto modifica pop and forward. In questo caso c'è già la spunta, ma quando voi dovete ancora effettuare, ma dovete usare per configurare, questa spunta non ci sarà. La mettete qui e dopo avete un'ulteriore opzione di poter decidere se i messaggi che rileva come spam e o mail li riceviate sul vostro client oppure no. In questo caso, come mi sembra anche ovvio, non li desidero ricevere. Una volta, dopodiché, cliccate salva e comparirà il messaggio setup è riuscito, ora potrete configurare il vostro account di posta elettronica, il vostro client. Comunque nelle impostazioni POP sono indicate le voci necessarie per poter effettuare la configurazione. Una volta fatto questo, con in mano appunto tutti i vari dati, il vostro indirizzo internet e i vari dati elencati prima, e comunque io vi riporterò nel sito del blog della mail nella sezione podcast, si può passare direttamente all'accesso alla creazione dell'account su mail. Perciò apriamo mail, eccolo qui. Facciamo mail, preferenze, aggiungi account, qua scriviamo quello di Yahoo che ho io.it. Password, togliamo la spunta su configura account automaticamente. Continua. Ora, descrizione Yahoo, pop mail. Ora, verifica il login e login effettuato. Qui selezionate il server di posta in uscita, il nome utente. Probabilmente, vediamo, subito non parto, ho provato anch'io a vedere, ma si blocca lì e non si capisce come mai. Io qui ne ho un altro Yahoo IDJ, vediamo se mi permette di sceglierlo. Un attimo che è andato in palla. Ne ho ancora, tornato in palla, vediamo se. Quanto pare, quando è il momento di fare il tutorial, l'ho provato ancora prima di provare di qua, però al momento di fare il tutorial questa non si collega. Riproviamo di nuovo. Ecco fatto, non so cosa ho fatto, ho selezionato nuovamente lo stesso account e c'è lo stesso server di posta in uscita e adesso funziona. Facciamo crea, vedremo appunto che qua si aggiunge e dopodiché si inizieranno qua le caselle di posta elettronica in entrata Yahoo e qua tutti i messaggi che avete ricevuto. Spero di essere stato chiaro. Purtroppo quel passaggio tra le serve di posta in uscita dovete stare voi lì a provare. Io l'unica roba che faccio è stato selezionare le frecce e dopodiché premere invio e senza indicare la password, cioè senza sotto l'autenticazione indicare la password, questa veniva automaticamente configurata. Se avete altri problemi, scrivete pure nei commenti di questo blog e
e cercherò di trovare appunto la risposta, appunto chi ne ha altre, troverò le soluzioni e le risposte che avete. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo comunque ancora il sito internet del blog della mela. Nella sezione podcast troverete tutte le varie informazioni, applicazioni e link che vi presento nei vari episodi e il canale di YouTube dove appunto carico i vari video e tutto. Vi ringrazio per l'attenzione, ci sentiamo alla prossima. Ciao!